Ciao a tutti, sono Alessia Baldini e oggi sono qui per provare e testare l'evoluzione di una delle scarpe più amate in casa ASICS, la Gel Nimbus, arrivata alla sua versione 26. Non sarò sola a farlo, ci sarà con me Yuri Faccetti, ASICS Frontrunner, che ha provato per bene questo modello e lo conosce. Pronti a correre? Andiamo! Se parliamo di ASICS, Gel Nimbus è la scarpa che più mi ha accompagnato durante la mia esperienza. L'ho provata in tantissime versioni precedenti ed è un po' la mia scarpa portafortuna. Pre-gara è la scarpa che utilizzo per tutti i miei riscaldamenti, quindi oggi sono molto contenta di essere qui a provarla e testarla con voi. Ma prima di tutto sentiamo cosa ne pensa Yuri. Grazie Alessia e inizio subito col dirti che queste nuove ASICS Gel Nimbus 26 mi sono piaciute tantissimo. Ci ho corso già circa 500 km e la cosa che più ho apprezzato in assoluto è il comfort che offrono. Sia che tu stia correndo ad andature blande o che tu stia spingendo un po' più forte, offrono un comfort meraviglioso, sono fantastiche e sono anche molto reattive. La cosa che mi è piaciuta di più in assoluto, la nuova suola, che offre una trazione eccellente soprattutto sul bagnato o sulle superfici un po' scivolose, e adotta la nuova tecnologia ASICS Hybrid Grip. Ho provato questa ASICS Gel Nimbus 26 a diversi ritmi di corsa. Nella corsa blanda si è comportata perfettamente, mi sono trovato proprio a mio agio, nelle andature più lente, più confortevoli. Ma devo dire che anche spingendo un po' di più, quindi a dei ritmi un po' più sostenuti, la scarpa ha dimostrato di essere davvero molto reattiva. Che voi siate neofiti o già podisti esperti, questa scarpa è perfetta e aiuterà la transizione nella fase di rullata. La scarpa è molto confortevole anche sulle lunghe distanze, anche se siete dei runner un po' pesanti. Parlando di tomaia, il nuovo disegno è molto più traspirante rispetto al precedente, è davvero confortevole, avvolge il piede molto molto bene. La conchiglia nella parte tallonare avvolge bene il tallone e tiene il piede sempre molto fermo e stabile durante la corsa. Io le ho utilizzate per circa 500 km e la scarpa si è comportata bene fino adesso. Probabilmente può essere utilizzata ancora per qualche altro chilometro, anche magari 600-700 km. Io normalmente tendo a cambiare le scarpe quando arrivano intorno ai 500 km. Grazie Yuri per averci raccontato le tue sensazioni con queste ASICS Gel Nimbus 26 e ora voglio parlarvi un po' del mio punto di vista, quindi quello di un atleta che predilige le brevi distanze, le caratteristiche che io ho più apprezzato di questa scarpa. In primo luogo sicuramente la robustezza, la stabilità, il senso di sicurezza che questa scarpa mi dà quando corro, il grip sulla pista così come sullo sterrato oppure sull'asfalto è ottimo. Unite a queste caratteristiche abbiamo sicuramente il comfort, quindi la comodità estrema di questa scarpa, la sua ammortizzazione, il fatto di poter fare azioni tecniche, corse su lunghe distanze, ma anche tutti i riscaldamenti, pre-allenamento, pre-gara, la mobilità, in totale armonia, quindi proprio sentendosi su una nuvola. Ma aggiungiamo un po' di dettagli tecnici. Il peso di questo modello è di 304 grammi per la versione maschile e 262 grammi per la versione femminile, con un drop di 8 mm per entrambe le versioni. Non è una scarpa leggerissima, ma questo la rende adatta ad allenamenti su lunghe distanze anche a ritmi piuttosto blandi. Comfort e ammortizzazione garantiti da una combinazione all'interno dell'intersuola di FF Blast Plus Eco e la tecnologia Pure Gel, che vanno a donare questo senso di morbidezza, come essere su una nuvola quando si corre a questa scarpa, e inoltre la rendono molto resistente e stabile. Il design della tomaia è cambiato rispetto alla versione precedente, quindi abbiamo questa tomaia che avvolge il piede come se fosse un calzino, ma restando comunque traspirante e confortevole. Provandola mi sono resa conto che la combinazione di questi due elementi, quindi intersuola e tomaia modificati, la rendono veramente una scarpa versatile. Nonostante sia adatta comunque a corse lunghe, io la utilizzo anche per esercizi per esempio di tecnica e per tutti i miei riscaldamenti pre-gara, come abbiamo detto prima,
e la trovo una scarpa estremamente fluida, quindi che ti accompagna in avanti nelle tue corse. Tomaia, quindi, che ti avvolge come un calzino, in materiale estremamente elastico, materiale elastico che troviamo anche nella linguetta e che troviamo anche nella parte posteriore della scarpa, dove è presente un'asola che quindi va a facilitare l'inserimento del piede all'interno della scarpa. I lacci di questa scarpa sono piatti e consentono una allacciatura molto rapida e che rimane nel tempo. Una cosa che vi segnalo, soprattutto per chi ama correre la sera o la mattina molto presto, è che nella tomaia sono stati inseriti dei piccoli dettagli riflettenti per la vostra sicurezza. Questa invece non è una sensazione che proviamo correndo, ma è un argomento al quale io tengo particolarmente, argomento sul quale ho scritto anche la mia tesi di laurea triennale, ovvero la sostenibilità. Infatti ASICS da anni si impegna nel redigere il report di sostenibilità e nell'effettuare tutta una serie di azioni che rendano l'azienda il più amica dell'ambiente possibile. In questa scarpa cos'è presente? È presente l'utilizzo dell'almeno il 75% di materiali riciclati nella tomaia, il che la rende una delle scarpe più sostenibili. Grazie ragazzi e grazie Yuri. Se avete commenti scriveteli qui sotto e ricordatevi di leggere l'articolo su enduchannel.net e noi ci vediamo al prossimo test. Ciao!